Buongiornissimo super fratelli e ben ritornati in un nostro nuovo, ben ritrovati più che altro in un nostro nuovo video. Dopo i brutti avvenimenti che ci hanno colpito in questo periodo. Oggi siamo in due e basta, e per un po' saremo in due. Il nostro povero Jack purtroppo è andato a vita migliore. Ci piange il cuore, niente, riprendiamo i nostri sentieri di montagna, andiamo a sfogare un po' questa rabbia che abbiamo dentro per quello che ci è successo, però niente di più. Raccontiamo la storia di oggi, siamo sopra Bellinzona, siamo in Val Cresciano e siamo dentro la riserva forestale della Valle di Cresciano e adesso andremo un po' a esplorarla. Ho letto un po' di roba in internet, c'è scritto un qualcosina, però niente, siamo arrivati con la macchina fino qui, non c'è praticamente nessuno, bisogna pagare una quota di 10 euro, si apre la sbarretta, entri dentro questa riserva forestale, poi a un certo punto è tutta strada sterrata, jippabile, però ce l'abbiamo fatta normalmente con la macchina. Adesso saliamo su di qui e andremo a trovare, a vedere che cosa ci racconta questo meraviglioso bosco. Comunque, se mi incarto un po' a parlare in questi giorni, innanzitutto perché è un po' che non faccio video e poi sono un po' ancora preso da quello che ci è successo. Comunque niente, vogliamo raccontare delle storie su YouTube e la nostra storia è anche questa. Ciao fratelli, e come sempre vi dico, andiamo di là! Come sale subito bene, Lari? Siamo appena scesi dalla macchina, ancora belli freddi, cavolo come va su subito. Poi esatto, siamo anche belli spompi, che è un po' che non si cammina in salita. Madonna, sì, è più bello comunque dopo le salite belle ripide e sempre trovare le scalinate, che cacchio. Subito a secco si aprono i primi paesaggi, Lari, così al 3-2-1 proprio, 3-2-1, paesaggio. Sta diventando un po' una gara all'orientamento oggi, abbiamo sbagliato prima strada con la macchina, adesso non penso che la strada sia sbagliata, però dalle indicazioni del parco diceva che la strada costeggia tutto il fiume, o che abbiamo sbagliato noi qualcosa, noi comunque continuiamo ad andare, però mi sembra che c'è qualcosa che non quadra. Un po' piccolina ma con sua bella vista anche lui, primo alpeggio che abbiamo incontrato, sembrerebbe disabitato. Però sempre l'erba sempre tagliata molto bene, c'è niente da fare, giallina perché si vede che non piove, però sempre spettacolarmente in ordine. Speriamo in una fontana anche. Segnaliamo la prima fontanella di acqua, top, via. Alpeggi che offrono genuina solarità, un po' di disegnetti e soprattutto un bel po' di acqua fresca, perché nonostante tutto stiamo camminando da mezz'ora, ma forse di meno, 20 minuti abbiamo già fatto 200 e qualcosa di dislivello. Col bicchiere, col nano anche. Nano. Quello che volevo far vedere è proprio l'imponenza di quella montagna che abbiamo di fronte, micidiale. E dopo un bel po' di girare a zonzo l'abbiamo trovato, riserva forestale delle Valli di Cresciano. Noi andremo verso Luscada, vediamo se riusciamo ad andare anche un po' avanti. Comunque l'obiettivo è andare a mangiare lì. Ci dovrebbe essere questa zona di fiumi, cascate, tutto molto particolare, molto genuino. E comunque molto in salita, guardate. Molto in salita. Salita. Allora, il giro di oggi, adesso che ho la mappa, comprende. Adesso noi ci troviamo qua. Entriamo, poi prendiamo questo sentiero verde, giriamo qua e chiudiamo l'anello in questo versante. Perché qua, dove c'è questa zona, è tutto pieno d'acqua di un certo livello. Ciao sexy Dani. L'incastro che mi è venuto ultimamente per fare i parchi forestali è perché volevo innanzitutto avere un numero maggiore di piante da vedere durante i nostri trekking, perché spesso ci capita, che ne so, faggio dall'inizio alla fine. Invece i parchi forestali, quelli svizzeri, sono pieni di tantissime varietà di alberi. Adesso qua sotto ci sono tutte le betulle, siamo in mezzo ai pini, poi ci saranno pino bianco, pino mugo, ho letto un po' di robe online, comunque sempre molto spettacolare e soprattutto ricco di vegetazione totalmente diversa. Scusate se non guardo nella camera, ma guardo per terra perché comunque qua può sempre cadere. Via fratelli! Abbiamo già trovato i primi cartelli che indicano le mareggiate.
però ancora di acqua non abbiamo ancora vista. E comunque si può fare canyoning, questo l'avevo visto anche online, e qui sul percorso c'è anche il numero di telefono. Adesso non so se vi faccio una foto, comunque basta andare sui vari siti della zona e ve lo dicono. Speriamo di trovare dove è l'acqua qua, e dicono possibile inondazione, ma qua di acqua ancora non si vede niente. Eccolo, qui c'è un po' di neve ancora che è rimasta giù, si inizia a sentire la prima acqua, sembrerebbe che lì c'è qualcosa tipo dighe, robe varie. Questa parete ancora tutta ghiacciata dell'inverno. Dai che ci siamo a vedere queste. Che bello, pannello solare, cosa ci sarà l'aria? Sì. Tento, mo, tento. Tento. Guarda. Che belle stalattiti. Bella madonna. Giochiamo ancora con le spade, Lari. Cavoli, questa è spada laser. Questa è spada laser un bel po', Wow. Che dice Lari? Va che roba. È bellissimo. Tec. Bellissimo. Bellissimo. Fratellissimi, il giro ad anello si dovrebbe concludere praticamente qui, da questa strada che arriva. Adesso noi prenderemo il ponte, andiamo per Ruscada, dal giro dei grandi alberi, perché si dice che qua ci siano proprio questi mega alberazzi che costeggiano quel lato opposto praticamente in questo giro ad anello che vorremmo fare. È uno proprio dei punti chiave fondamentali di questa riserva forestale. Adesso qua iniziano le gole col fiume, iniziamo a fare qualche inquadratura del posto come sarà, e Larissa mi continua a dire sta attento. C'era anche ragione, e alla fine mi picchi io. Beh, il ponte c'è, Lari. Ma che spettacolo di gola. Va che è un po' vero, si muove tutto. Va che roba. Ma va che spettacolo. Quest'acqua smeraldo incredibile. No, che super io. Guardate anche da qua. Ma che roba. È ancora tutto molto ghiacciato, però il suo fascino non l'ha perso. Vero, Larissina? Sì. C'è. Biancaneve, qua. Biancaneve e sette nani. Andiamo a cercare i sette nani adesso. Comunque, come vi dicevo prima, proprio questa riserva è la varietà di quello che si trova all'interno. Adesso ci abbiamo un po' di faggio di un certo livello, bello aperto di fianco al fiume. Cerchiamo di arrivare lì vicino per capire com'è. Comunque, meraviglioso. Devo iniziare a togliere spettacolare, alla fine mi faccio prendere, faccio affascinare da tutto, nonostante abbia girato mezzo mondo. Per me basta un bosco, due pietre, un po' di acqua, è tutto spettacolare, spettacolare. Ottimismo, profumo della vita, come diceva qualcuno. Adesso vi dico, e che ve lo dico a fare. Cavolo, avevo visto qualche foto, ma non immaginavo proprio così. Proprio nel cuore del bosco. Aspetta, Lari, che ti faccio un paio di foto. Abbiamo iniziato a trovare anche i primi grandi alberi. Guardate questo. Boom. Proprio enorme. È proprio grande. E poi ce n'è un altro qui. Eccolo qua, questo qua. Guardate quanto è grosso. Questo qua è gigantesco. Questo è veramente enorme. Vai, arrampicatrice. Guardate che roba. Boom. Questo qua è venuto giù per far capire quanti sono grossi. Ma che roba. Ma che foresta. Questa qua puoi fare una casa. Wow. Puoi fare una casa degli hobbit. Non degli hobby, come falegnameria. Degli hobbit. E tutto il resto del percorso, perché dopo non ci siamo più incastrati vicino al fiume, ma prosegue proprio vicino al fiume, cioè praticamente tutto il resto del tragitto per il momento costeggia il fiume, con dei posti sempre micidiali, sempre queste belle cascatelle, queste belle sassate in mezzo nel bosco. Merita in una maniera assurda. Oh, Lari, vai lì per far vedere quanto è grande. Okay. Che se no dal video non si capisce. Guarda quanto sono piccola io. Da qua bisogna inquadrarlo bene, questa sberla. Tom. E guarda qua che ramo. Che trotta, c'è questo ramo che è gigantesco. Lì dentro puoi costruire la casa. Eh sì, più o meno sì. Non so quanti piani, 5 piani. È un palazzo.
è un palazzo di legno. Siamo arrivati al giro di boa sul fiume. Adesso troveremo un posto per mangiare, saliamo, vediamo fino a Ruscada. Non si sa quanto è ancora distante questo paesino. Comunque il giro di boa arriva qui. Wow. E anche qui, sì, esatto, sempre quel famigerato wow wow sassone importante. Sì, sì. Oh, ma che meraviglia! Sì. Ma con tutto ghiacciato ancora, Lari. L'acqua appena appena sotto. Stai alla ricerca di uno stambecco? Sì, immagino sulla... Anche la fortuna di vederlo e filmarlo, eh! Guarda che roccia che c'è sopra di te, Lari. Con la neve. Guarda, sembra nel Grand Canyon, guarda che roccia che abbiamo sopra. Wow. Non ce ne siamo accorti perché eravamo dentro nel bosco. Siamo usciti dal bosco per entrare dentro nei pascoli. Guardate come si apre di qui. No, è fenomenale. Madonna. Saremo sulla strada giusta, la risina che non vedo più. Cartelli già da un po'. Eccola qui. Ecco. Via. Vediamo cosa c'è dietro la collina. Continuo. Giusto il video senza staccare e vai. Eccola qua, mi sa che questa è Ruscada, Lari. Mi sa che siamo arrivati al paesino, all'alpeggio. No, io sono dragata da alberi che non hanno un profumo incredibile. Ma anche di là, ma va che roba, che gola questa. Diciamo che Ruscada si immaginava più piccolino, ma invece è proprio fatto bene. Uscire così dal bosco e beccare questo veramente paesaggio così e questo paesinello. Adesso troviamo un bel posticino e facciamo la nostra giornata a bushcraft vicino al fiume, come era prima. Era bello dove eravamo prima. Dove eravamo prima era proprio un bello affascinante. Ecco, non dobbiamo neanche fare niente per fare bushcraft. Ci hanno già fatto, come sempre, fantastici svizzeri, che loro l'outdoor lo sanno vivere. Bravi. Bene. C'è già il suo posticino per fare fuoco e tutto il resto. È un grande rispetto sempre. Sempre, assolutamente. Modalità bushcraft così al volo. Mamma mia, che fame. Fame della Madonna. Oggi siamo di salamino, formaggino che abbiamo preso in Val di Blegno, riso e la nostra fantastica minestra primavera, perché adesso ci piaceva quella lì, Annellini, ma non riusciamo più a trovarla. E che cacchio. E che posso anche questo spettacolo, coperti dal vento, ci siamo, adesso ci rilassiamo un attimino e via. Non ce n'è, fratelli, mangiare nel bosco o in mezzo a un alpeggio con nessuno, silenzio totale, natura, natura. Cosa vuoi di più? Jack, ti vogliamo bene, ti abbiamo voluto troppo. Ciao, bene. Amore. Ciao amore nostro, ciao Topino. Mangiato, abbiamo mangiato, bello pieno, forse. Adesso proseguiamo verso Sasso Bianco. Dovremo rincontrare il fiume e chiudiamo il nostro fantastico giro ad anello. Penso proprio di sì, non so se è questo. Questo famoso Sasso Bianco. Forte però. Qua era, guarda, qua c'era la panchina perfetta per fare bushcraft. Oh, ma che bello! Guarda, che sembra una poltrona. È vero. È vero? Adesso vi faccio vedere come si fa. Fai vedere come si fa. Impoltronati. Ah, poltrona di casa che dà il sole. Tac! Davanti a questa meravigliosa cascatina. Visto da qua ci stavo. Veramente super super zen. Dove vai? Punti nel mezzo? Sì. Vai che ti scatto una foto, ti scatterò una foto. Guardate, fratelli, guardate che vasche. Guardate che vasche di acqua smeraldo. Guarda lì. E siamo arrivati fino al ponte della partenza, fratelli.
abbiamo chiuso il nostro giro d'anello, valle, foresta, spettacolare. Avete visto nel video, se siete arrivati fino a questo punto, vi siete accorti che è stata veramente una bellissima avventura in una bellissima foresta piena di tantissimi alberi di un certissimo livello, tuttoissimo, andiamo collissimo, pa ba ba bam, ghiaccissimo amore, ghiaccissimo, attenzionissimo, spegniamo camerissima. Super fratellissimi, il video finisce qui, vi faccio vedere dove, fronte lago di Lugano. Ci siamo scannati, ci siamo presi un po' di birrettine. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciateci sempre un bel like, iscrivetevi al canale. Come sempre vi diciamo, vi vogliamo bene. Purtroppo il nostro Super Jack non c'è più, però noi ci siamo ancora e magari arriverà anche un nuovo pargoletto peloso, prima o poi, sicuramente. Ciao a tutti e stateci sempre bene.